tradizione della diciamo, storia medievale di questo borgo, non possiamo non rifarci alle Rationes Decimarum Abruzium et Molisium, edite da Sella, dell'anno 1309, quindi siamo già in piena età angioina. Al numero 4848 viene citato Castro Pignano e al numero 4854 Colle Alto di Castro Pignano, vicino Castro Pignano. Le decime sappiamo tutti cosa sono, cioè ogni comunità ecclesiastica doveva dare un tot alla diocesi, in questo caso la diocesi di Trivento è colei che riscuote. E vedete che se nei documenti del XII secolo, per esempio questo del Catalus, si parla di Castro Pignano, Castro Pignanum, all'inizio del 300, quindi all'inizio del XIV secolo, abbiamo già l'evoluzione del nome attuale, quello che è poi l'attuale Castro Pignano. Tutto questo per dire cosa? Non per annoiarvi su dettagli tecnici che riguardano, come dire, le fonti documentarie, che pure comunque sono importanti, per dire che il cercare di ricostruire il toponimo e quindi il pensare che la parola che indica questo borgo, il termine, cioè Castro Pignano, derivi da castrum expugnatum, è errato. È errato perché linguisticamente, glottologicamente, filologicamente la questione non regge, non c'entra il participio pugnatum dal verbo pugnare, lottare, combattere, ma semplicemente dal personale romano Pinnius, è il castro di Pinnio. Questo non lo dice Gabriella Di Rocco, che giustamente non è nessuno, ma lo dice in primis il TAM, che tutti conosciamo, cioè il dizionario di toponomastica abruzzese e molisana, che è fondamentale per cercare di ricostruire appunto la storia dei nostri borghi, ma ancora di più lo dice la Cambridge University, perché nel Prosopography of the Later Roman Empire, cioè un dizionario di prosopografia del tardo romano impero, diciamo tra il primo secolo e il quarto dopo Cristo, compare proprio un Pignanum prefectus urbi, cioè un personaggio come dire, di altissimo rilievo dell'impero romano che affiancava proprio l'imperatore, e quindi ci attesta la presenza di un Pigno o Pignanum, quindi un nome, un gentilizio, che nulla ha a che vedere appunto con quel participio di cui parlavamo prima, pugnatum o expugnatum. Io l'ho letto in vari studiosi del borgo, ma ripeto, a mio avviso è verosimile che il pignanum nostro venga da Pinnius, perché pugnatum, anche perché se fosse diciamo la derivazione da pugnatum, si chiamerebbe Castro Pugnato, Castro Pugnano, ma non Castro Pignano. Pignano, la gn non è altro che l'evoluzione della doppia n di questo Pinnius, che probabilmente era un romano di cui non abbiamo più traccia. E andiamo velocemente avanti, perché non voglio sottrarre troppo tempo ai relatori che parleranno dopo di me. Tutti conoscete, almeno coloro che sono del posto, l'arma della famiglia Devoli, e quindi questo inchiavato grigio, diciamo argento e nero, e lo troviamo sui vari stemmi che sono poi dislocati all'interno del borgo. Quello che diciamo grosso modo sappiamo, si potrebbe parlare a lungo dei Devoli, però non è questa la sede e io non ne avrei nemmeno il tempo, ma nemmeno la competenza in questo caso. Sappiamo comunque, ecco, in linea di massima, la discendenza a partire da Giovanni Devoli. Giovanni Devoli, che tutti conosciamo come barone di Frosolone, alla metà del 300 acquista anche, diventa proprietario, duca di Castro Pignano, perché sposa la figlia di Vico di Castro Pignano, Clarice, e muore alla fine del 300, nel 1396. Poi suo figlio Andrea, cioè il figlio di Giovanni e di Clarice, per vari motivi non ottiene la ricognizione dei feudi da parte di Alfonso d'Aragona, e allora Antonio Devoli, successivamente, siamo già nella prima metà, intorno alla metà del 400, riottiene questa ricognizione, cioè il nipote Antonio, nipote di Giovanni, e così via via, io qui ho schematizzato in maniera molto rapida i vari passaggi, fin giù arrivare a Giovan Vincenzo Devoli, che è colui che muore nel 1567, sposa Aurelia Carafa e
grazie al quale è stato poi realizzato il convento di Santa Maria delle Grazie. Facciamo un balzo in avanti e arriviamo a Domenico Devoli. Vedete, ho evidenziato in grassetto diciamo, i nomi di coloro che all'interno della famiglia Devoli ebbero maggiori fortune e maggiore importanza e hanno lasciato un segno del loro passaggio in questo luogo. Domenico Devoli, che morì intorno al 1723 e sposa una Caracciolo, Concetta Caracciolo, è il responsabile, diciamo così, l'artefice dell'ultima grande fase del palazzo, che poi è il Castello Devoli, che adesso andremo ad analizzare velocemente con le slide successive. E poi il figlio Francesco ha un figlio a suo volta. Francesco è quello, diciamo, uno dei più noti della famiglia Devoli, perché fu al servizio di Carlo III di Borbone, muore nel 1758, e ha un figlio Mariano, il quale Mariano ha un'unica figlia, Luisa, almeno questo è quello che tramandano i vari storici, e Luisa, l'ultima erede della famiglia, sposerà, siamo all'inizio dell'Ottocento per intenderci, Pantaleone d'Afflitto, e di conseguenza subentrano i d'Afflitto. Poi il castello sarà acquistato anche da altre famiglie e cadrà, come dire, in abbandono più o meno già a partire dai primi decenni, gli anni 20, insomma, del Novecento. Questa è una immagine di come appare oggi il castello, che ha subito, chi è di Castropignano lo sa meglio di me, ha subito diversi restauri nell'arco dei secoli, diciamo più che altro per nel Novecento, e poi l'ultimo grande lavoro, se non sbaglio, risale a 6-7 anni or sono, intorno al 2003-2004. Questo è il versante meridionale, qui siamo proprio a nord del paese, e questo è il lato sud-occidentale. Questo è l'ingresso del castello, che era, come sapete bene, inaccessibile sugli altri tre lati, cioè sul lato ovest, nord ed est c'è il precipizio, perché sorge proprio sulla punta estrema dello sperone roccioso che ospita, appunto, su cui sorge il paese, e vedete la roccia emerge, praticamente è una grande, è come una grande madre che avvolge il figlio, nel senso che proprio è un tutt'uno con la roccia questo castello, ma non è l'unico nel nostro Molise. Questa è una foto presa dal basso, ma quello che mi interessa, ecco, far vedere, quest'altra bellissima immagine, risale più o meno agli inizi del Novecento, e ci fa vedere quello che adesso non c'è più, perché davanti al castello, attualmente avete visto nella slide precedente, c'è una grande spianata e poi si sale verso il colle, quindi si arriva nel centro storico dove noi ci troviamo, ma un tempo, appunto, sicuramente almeno fino agli inizi del secolo scorso, quindi all'incirca fino a 100 anni or sono, esisteva questo muro, di cui rimane soltanto questo piccolo lacerto, esisteva questo muro, una sorta di barbacane che avvolgeva, che scendeva di qua e arrivava probabilmente a congiungersi con le case del borgo, cosa di cui noi però non abbiamo certezza, perché adesso, come dire, la sovrapposizione di case nel corso dei decenni ha distrutto quelle poche tracce che potevano rimanere. E qui si vede il precipizio sul lato occidentale del castello, ma poi si vedono anche dei particolari molto interessanti. Per questo dico che per uno storico, un archeologo, per chi si occupa di ricostruire il passato, è fondamentale non soltanto la conoscenza del territorio, ma soprattutto lo studio dei documenti. I documenti non sono soltanto quelli storici che abbiamo visto, cioè le fonti contenute che ci hanno lasciato i nostri avi, ma anche la cartografia e la fotografia storica, perché ci danno delle indicazioni estremamente interessanti che adesso magari si sono perse, perché con i restauri successivi del castello non abbiamo più questi elementi. Per esempio, qui vedete una balestriera, sotto c'è una bombardiera, qui da queste parti ce n'è un'altra, ma ci sono tutta una serie di elementi. Ecco, questa è una planimetria molto sintetica realizzata dalla sovrintendenza diversi anni or sono, e l'ho inserita per, appunto, per dare un'idea di come si articoli il castello. Questo è il lato sud che abbiamo visto prima, di qua c'è l'ingresso con il portale. Si sale una rampa e si gira a destra, dove c'è un ingresso minore che immette in una grande corte centrale. Attorno a questa corte si disponevano tutta una serie di elementi abitativi,
ai piani bassi, non so, le cisterne, i magazzini, le stalle, i depositi per le derrate alimentari, e ai piani nobili la residenza del duca e di tutti i suoi familiari, eccetera. Alle spalle di questa struttura, che è il vero e proprio castello, questo che vedete qua in basso è il bastione appunto realizzato che ingloba parte della roccia sottostante, alle spalle c'è questa, tutta quest'altra area cinta da un muro che conserva i resti di una chiesa o di una cappella, che adesso andremo a vedere. Ecco, velocemente vi do qualche dettaglio in più. Questo è tutto frutto di un restauro, come vedete chiaramente a ridosso delle finestre. Questo qua è l'arco dell'ingresso, e questo è quell'avanzo di muro, di quel muro che abbiamo visto nella foto, che prima scendeva giù verso il colle. Di qua si vede chiaramente lo sperone di cui vi parlavo. Ecco, questo è un dettaglio del portale d'ingresso. Ho evidenziato la parte in alto con lo stemma, che è molto molto rovinato, e la parte dell'epigrafe di quel Domenico Devoli, duca di Castrovignano, di cui vi parlavo prima, che reca proprio la iscrizione, diciamo, reca, chiedo scusa, la data 1683. Ha lasciato praticamente la firma delle sue, della ristrutturazione che ha voluto al castello. E poi in basso vedete questo plinto molto bello, seicentesco, che regge, diciamo, su cui si regge tutto quanto l'arco. Varcato il cancello, si sale sulla rampa che andremo a vedere. Ecco, vedete, quello, io ho messo questo particolare, ma ne potrei mettere tanti. Anzitutto questa balestriera. Eccola qua, a questa croce, la vedete bene. Nella foto di Trombetta che abbiamo visto prima, degli inizi del Novecento, c'era anche un'archibugiera sotto, che adesso non c'è più. Oppure anche qui si vede chiaramente la porzione della struttura che è stata aggiunta a quella precedente, quindi chiaramente c'è una sovrapposizione, perché poi questi castelli inglobano, diventano un po' come delle matriosche e inglobano varie parti di quelle precedenti, delle fasi precedenti. Qui si intravede ancora la tipugera con il grande muro del piano nobile che sale su in alto. E questo invece è il versante più occidentato, cioè il versante orientale che dà sullo Strapiombo, sul Biferno, dove c'è il cantone della Fata cosiddetto. E vedete, qua ci sono tutte le finestre, questo doveva essere senz'altro il piano nobile del duca e della sua famiglia. C'era anche poi un piano terra, e su si intravede comunque anche un'altra fase, un altro piano. È difficile, molto difficile ricostruire con esattezza gli ambienti o comunque l'articolazione di queste strutture, in quanto sono state, al di là della loro vetustà, sono state proprio trasformate nei secoli. Per cui bisognerebbe fare uno studio attento delle murature, e questo è quello che si vede dal castello, appunto il fiume Biferno, e in fondo la strada, il tratturo verso Ripalimosani, mentre da quest'altra parte vedete la Rocca di Oratino, che avevamo visto in primo piano precedentemente, e qui passa il tratturo, il Campobasso Biferno, qui c'è Biferno, e qui a valle sono stati individuati una serie incredibile di insediamenti dell'età sannitica, dell'età romana, dell'età tardoantica, necropoli e quant'altro. Comunque nel volume, nell'ottimo volume pubblicato da Bruno Sardella, è tutto assolutamente segnalato con molta cura, a dire che questo territorio è ricchissimo di presenze antropiche. E questo è appunto il famoso cantone della Fata di cui parlavamo, che è cito, doveva probabilmente essere inglobato in questa seconda, in questo secondo circuito murario di epoca preromana. Questa velocemente è la rampa che porta su, oltrepassato l'arco che abbiamo visto prima. Questo deve essere assolutamente tutto frutto della rielaborazione del castello ad opera di Domenico Devoli, o comunque seicentesca. Certamente siamo già ben oltre il Medioevo, siamo usciti da diversi secoli dalla fase medievale del castello. E questo è molto simpatico, perché entrando da quell'ingresso secondario, con questo arco che il Perogalli chiama arco scemo, cioè a sesto ribassato, vedete su questo lato c'è questo bellissimo architrave con stemma, con lo stemma dei Devoli, e in alto c'è anche una tenaglia, una croce. Probabilmente questo era un posto di guardia, questo ambiente, perché era al lato dell'ingresso, come anche giù a valle, all'arco dove c'è l'epigrafe di Domenico
deboli, anche lì ci sono delle feritoie e c'era una torre di guardia, ovviamente. E questo è il cortile centrale, dove c'è questa bruttina scala in lignea, c'era invece una bellissima scala in pietra, di cui ci parlano tutti, da Masciotta a Piero Galli, a Eugenio Cirese, alla trombetta, e a Borsella. Michele Antonio Borsella ha scritto un bellissimo testo relativo a Castropignano, che è questa, ecco. Firmato Trombetta, non lo ringrazieremo mai abbastanza per il grande immenso patrimonio di illustrazioni che ci ha lasciato. Vedete come doveva essere la situazione all'incirca all'inizio del Novecento. Qui in basso c'è la corte, il cortile centrale intorno al quale si articolano gli ambienti, e poi c'era questa bellissima scala con balaustra, colonne, tipica insomma post rinascimentale, realizzata da Valentino Silvestri alla metà del Seicento. Di essa nulla resta. E questa è un'altra bellissima finestra che dà sulla corte, io non intendo, non mi occupo di questo tipo di manufatti, diciamo, seicenteschi, ma comunque questo cornicione così articolato è eccezionale, dovrebbe essere coevo alla scala, perché la struttura mi sembra simile. E questo è appunto quello che avremmo visto affacciandosi dalla balaustra che abbiamo visto prima nella foto di Trombetta. Questo è il lato che dà sul cantone della Fata, dove è stato realizzato questa sorta di pavimentazione terrazzata. La cosa che più potrebbe interessare lo studioso di Medioevo potrebbe essere in questa zona, perché ci sono tracce. Ecco, anche se mi rendo conto che dobbiate fare un po' uno sforzo con la fantasia, ci sono tracce di una torre circolare, ma se questo punto non viene opportunamente pulito e non si fa un sondaggio di scavo, quello che vediamo, possiamo vedere a occhio nudo, ci dice ben poco. Qua si vede una piccola porta. Data l'antichità, i documenti, vi dicevo prima, ci parlano di questo sito dal VII-VIII secolo d.C., Castrum Biniani, c'è chi dice addirittura che si tratti di un castrum bizantino, però questo lo potremmo sapere con certezza soltanto se rinvenissimo della ceramica di quel periodo, quindi del VI secolo d.C. Se non si fa un sondaggio archeologico e stratigrafico non è possibile saperlo, viaggiamo nel campo delle ipotesi. Purtroppo quando non si ha la certezza di una cosa è bene non dare delle conferme, delle affermazioni certe. E ancora mi dicevano gli amici, appunto Raffaele e Bruno, che in questa zona c'è la cripta della chiesa di cui parlavamo prima, con l'ossuario che è stato, diciamo, sterrato, e quindi non so se sono stati rinvenuti dei frammenti di ceramica, di che tipo, se sono stati rinvenuti e di che tipo siano. Se si procede con gli sterri e non con gli scavi è difficile poi riuscire a dare una lettura chiara. Se però ci sono delle informazioni più sicure, certamente possiamo azzardare, come dire, un'articolazione più importante. È chiaro un fatto che sicuramente sia in età longobarda che in età normanna, a mio avviso è molto difficile non pensare che in questo punto, cioè sotto il Castello dei Deboli, che è trecentesco, che sotto non ci fosse quantomeno, non dico un castello come questo così grande e articolato, ma un presidio con un torrione e un circuito murario. Ci stupirebbe il contrario, perché i longobardi prima e i normanni poi hanno costellato tutto il nostro Molise e tutta l'Italia meridionale di castelli di questo tipo, proprio per il presidio del territorio. E abbiamo visto all'inizio con la tavola di Zannoni quanto sia importante questo territorio e quanto sia strategicamente importante il suo controllo, perché controlli sia la fonte d'acqua, fondamentale per chiunque, e sia la viabilità. Io dico sempre, sono anche un po' noiosa, però dico sempre, se controlli la strada, controlli un territorio. Se non hai in mano la strada, è chiaro che tu non sei padrone, tra virgolette, di quel territorio. Quindi, torno a dire, non abbiamo certezze che qui ci fosse un donjon o comunque un torrione normanno, nel Longobardo, soltanto uno scavo stratigrafico ce lo potrebbe dare, però in questo caso non è difficile, non è improbabile che ci fosse, perché se i Sanniti lo hanno sfruttato in epoca non sospetta, nel IV secolo d.C., è strano che i Normanni nel
nel XII o i Longobardi nel IX e nel X non abbiano pensato all'importanza di sorvegliare questo punto che guarda direttamente a valle e ha una visuale quasi a 360 gradi che spazia, appunto, abbiamo visto, da Oratino sino a Torella. Io vado velocemente perché sto rubando troppo tempo. Queste sono appunto quello che rimane della fase tarda del castello, i cosiddetti piani nobili, e questo è un particolare, ahimè, purtroppo dolente, perché come spesso accade questa malta cementizia, non so come chiamarla, in cui sono allettate queste mattonelle, si sta staccando dal muro franco. Eccolo, ecco, il maestro mi dice che si chiama cemento bastardo, e questo cemento è proprio bastardo perché si sta staccando, e quindi alcune di queste mattonelle sono già sollevate, quindi non, magari tra qualche anno bisognerà fare il restauro, per cui è sempre bene mettere mano con delicatezza, con un'opportuna competenza nei restauri. E questo è quello che vi dicevo prima, la visuale spazia a 360 gradi. Questo bellissimo vallone, il vallone delle macchie, con questa specie di calanchi, è proprio quello che sotto, diciamo, qui sotto scorre un torrentello che poi si immette nel Biferno e arriva da nord. E questo è quello che vediamo, questo è il vallone di qui sopra, e questa è Torella del Sannio con la mola del castello. Qui accanto, non la vedete ma c'è, su questo colle, in posizione strategica a controllo del territorio, c'è il rudere di un'altra bellissima torre, che è questo, che ai più non dirà assolutamente nulla, un pezzo di muro anonimo, direbbe Franco, ma in realtà è proprio... incredibile, perché è quello che rimane di una torre attestata già dall'inizio del XII secolo, quindi in piena fase normanna, che presidiava questo territorio tra Castropignano e Torella. Più avanti ci sono poi delle altre, resti di altre torri, almeno due, vero Bruno, correggimi se sbaglio, e questo è quello che si vede dal castello, e cioè il colle, il vero paese. Qui noi siamo praticamente qui dentro, questo è il colle detto, appunto, che ci porta alla torre dell'orologio che si vede qua giù. Questa è la grande mole della chiesa di San Marco, e in fondo la Trivecchia, che dovrebbe essere una corruzione volgare per Torre Vecchia. Pare che ci fosse una torre, ma anche qui è sempre, come dire, da metterlo con il beneficio di inventario. Vado per finire, questa è la carabina. La carabina è uno strumento essenziale per noi che studiamo il Medioevo, perché sono non altro che le mappe catastali realizzate dai nostri tecnici tra gli anni 20 e 30 del Novecento. Sono conservate per la provincia di Campobasso, l'archivio di Stato di Campobasso. Questa è quella di Castropignano, che purtroppo vedete molto abrasa e lacera, perché sono conservate piegate su se stesse, quindi a distanza di 80 anni si sono lacerate, perché è un materiale molto delicato. E io, in maniera molto così sintetica, senza la presunzione di, come dire, avere la certezza in tasca, ho semplicemente evidenziato le varie parti del borgo. L'asterisco in rosso è l'area del castello all'incirca, questo è il colle dove ci troviamo noi, il numero 1 indica la torre dell'orologio, poi in verde la parte centrale del colle, questo è tutto quanto il circuito murario, probabilmente angioino, che corre, vedete, questo gira su via San Marco e via Roma, infatti questa è la porta del borgo, e poi qui in basso la zona di Trivecchia di cui parlavamo poc'anzi. Ecco, una veloce carrellata sulle slide di salita colle. Queste sono le mura che portano alle scarpate, questa è una piccola postiera che porta giù alla torre dell'orologio, che è questa, che è un grosso torrione, sembrerebbe quasi aragonese, perché è un grosso torrione circolare con balestriera e archibugiera impostata direttamente sulla roccia. E adesso è diventata, vedete in alto c'è l'orologio. Questa è un'altra nota dolente, io sono sempre a caccia di note dolenti, purtroppo vorrei non trovarne, ma invece più giro e più ne trovo. Sono dei pilastrini di un, suppongo di una finestra o di un portale di travertino, scolpiti con queste colonnine splendide, che sono buttate lì in mezzo alle ortiche, e tra l'altro sono anche ricoperte di intonaco verde. Ed ecco ancora un'altra di queste finestrone del castello in travertino, che sono state asportate e rimontate sull'uscio di un'abitazione moderna, insomma. Qui è dove siamo noi, questa è la torre campanaria alle spalle di questa chiesa. Sulle chiese non dirò assolutamente nulla, perché non so nulla, sa tutto Franco, quindi sarà lui che ci illuminerà. Ed ecco qui il circuito murale di cui vi parlavo prima,
chiaramente con la torretta circolare inglobata nelle mura. E andiamo per concludere, questa è la porta principale, accanto alla quale c'è quella splendida croce viaria, o meglio croce stazionaria di cui ci parlerà Franco. Un dettaglio, questi brutti fili incorniciano però questo bellissimo stemma, che è lo stemma dei, dei deboli. Io mi fermo però, prima di lasciarvi, vi rubo soltanto due minuti, perché mi piace leggervi questo testo, che non è mio. Torno a casa dopo una lunga assenza, e il castello che taglia il cielo, dritto e severo, e i colli ancora brulli, e il fiume voluttuosamente disteso a valle, hanno la voce della mia anima commossa. Solo, a vespro, sono tornato al castello, che ascoltò per lunghe ore, in brevi giorni, il fremito della mia passione e il nostro passo, cauto tra le macerie, e le voci di commossa ammirazione per i resti di un'arte nostra, voluta come un sorriso di bontà da uno degli ultimi duchi, forse per rimarginare e far dimenticare il singhiozzo degli antenati e il gemito degli oppressi. La bella sala decorata da un pittore certamente di scuola napoletana, ancora fresca e ben conservata, malgrado l'inerzia degli attuali proprietari. Le due bifore di linea perfetta che davano luce al cortile interno, la balaustra dai sostegni snelli, scolpita nel 1643 da Valentino Silvestri. Ebbene, non ho ritrovato più nulla. La bella sala è crollata. È crollato anche il resto del soffitto che copriva il salone dove si riunivano spesso a convegno i patrioti della Valle del Biferno durante la prima guerra d'indipendenza. La balaustra è distrutta, i sostegni e qualche frontone asportati e persino trasformati, mi dicono, in pietre sepolcrali. Solo le bifore, prive di steli, guardano desolate, restano in piedi le mura, ma i proprietari hanno portato via tutti i travi di sostegno e tra breve anche le mura cadranno. Così, nel secolo di tutte le rinascenze, avrà fine uno dei più antichi e vetusti castelli del Molise. E chissà quante cose degne e belle sono morte o morranno presto così, nel Molise e fuori, per trascurataggine del governo e per incuria delle speciali commissioni regionali, le quali sono un po' come l'araba fenice. Anche nel Molise, che anche nel Molise ci sia una commissione dei monumenti e degli scavi, è certo anzi che di essa fanno parte attiva ingegni robusti e lucidi, il segretario De Renzis, il paziente ordinatore della biblioteca provinciale, Giovan Battista Masciotta, ricercatore infaticabile di notizie storiche molisane, chiuse in volumi robusti di note e ricchi di documentazioni. Alfredo Trombetta, anima di artista e di poeta, illustratore insuperato di bellezze nostre. Luigi Gamberane, austera persona, pensosa anima servita. Franco Scarano, studioso di antichità classiche. Cosa sia e che cosa faccia ancora noi non sappiamo tra i colli del Molise, studia, ricorda, illustra. Ma basta studiare, ricordare, illustrare? No, non basta. Conservare bisogna, e per conservare è necessario riunirsi, visitare, constatare, spendere energie e tenacia e chiedere al governo che non lasci in mano ai vandali, che non abbandoni all'impeto del vento e dell'acqua tutti i segni dell'essere e del divenire di una terra. Quelli che possono trasportarsi nei musei e quelli che devono rimanere sul posto, forza, vita, anima del passato e dell'avvenire, le mura, tagliate tra cielo e terra, nidi di falco e stemmi di popolo. Eugenia Cirese. Grazie.